Ciao amici da Frank Bianconero, doveva arrivare, perché quando si parla con persone che ne sanno, io ho avuto la fortuna di partecipare con Dario Focardi in una live di Juventibus, ci aveva spiegato che il progetto è serio, che di soldi ne hanno, di strutture già, di idee anche, prendono i migliori dirigenti, prendono i manager migliori, stanno prendendo per il loro calcio. Non è un fuoco di paglia, non è una bolla di sapone come magari è stato quello cinese, il calcio cinese, dove ci ha spiegato anche che comunque in Cina non c'è una cultura calcistica, mentre in Arabia Saudita sì. Ieri cominciavano i primi lamenti, no, dei grandi tifosi, quelli, soprattutto quelli che sono un po' esaltati, no? Gabri Veiga, che loro sicuramente l'hanno visto anche loro migliaia di volte giocare, perciò era già un fenomeno, ma a prescindere che è un ottimo prospetto, non si può dire nulla da questo punto di vista. Dobbiamo dire anche che forza l'Arabian Super League, perché è stato preso a male parole Agnelli in Italia da tutti giornali, altri tifosi, perché quando ci sono questi discorsi ci si dovrebbe togliere la maglia del tifo, ma bisogna capire cosa stavano cercando, e che uno non sappia cosa sarebbe successo da lì a 2 anni, beh, la trovo veramente una cosa ipocrita. E ora non vi lamentate, vi meritate questa roba qui, i Salai, Neves, Diaby, Gabri Veiga, 21 anni, tutti devono andare là, avete preso a brutte parole il presidente della Juve, che era 10 anni che diceva che il calcio italiano e quello europeo si andrà a schiantare, mentre l'uomo duro Ceferin e Gravina, forza contro la Juve, fate bene, loro vogliono abusare della loro potenza e il loro potere, e invece no, l'avete presa direttamente in quel posto e vi sta bene, sperando che continua così. Più va avanti e più deve rimanere un campionato ancor peggio dell'Eredivisie, con tutto il rispetto, dove ci sono anche dei talenti, perché quando qualcuno ha lanciato l'allarme, quel famoso mezzanotte, si sono tutti schierati e schiantati nel dar ragione al popolo, il calcio del popolo. Pensate un po' che il calcio del popolo, cominciato soprattutto dal Chelsea, in 2 cessioni di mercato il Chelsea ha speso 700 milioni, e siccome c'è una parte anche araba nella loro proprietà, in 2 settimane gli hanno dati 200 milioni dei giocatori presi. Perciò l'ipocrisia lasciatela da parte. Se vi stava bene 2 anni fa al calcio del popolo, dove avete visto sommosse dalla politica, dai tifosi, ma in Italia soprattutto, perché ne parlava Agnelli, che l'allarme l'aveva lanciato parecchi anni prima, ricordatevi sempre un presidente che diceva, nonostante vinceva tutti gli anni lo scudetto, diceva: non è bello che in un paese vinca sempre la stessa squadra lo scudetto, per competitività dobbiamo vendere il nostro prodotto, dobbiamo fare più ricavi. No, dobbiamo andare contro, e ora dovete mangiarvi questa roba qui. E vai, forza le società arabe, forza PIF, compra tutto, perché hanno 20 miliardi di euro di progetto. E non sarà un fuoco di paglia, fra 2 o 3 anni ne riparliamo. Ma la cosa bella, mi piacciono sempre di più i tifosi italiani delle altre squadre, che mettendosi prosciutti davanti agli occhi, perciò mai svestendosi dal tifoso, non capivano un Kaiser, che uno che era consigliere in Lega, presidente dell'ECA, nel consiglio dell'UEFA, secondo voi non sapevano nulla, lui Perez, la Porta, quello del Barcellona, le altre 12-11 squadre che sono ancora dentro, 10, anzi 9, perché una poi è uscita perché non ha gli sponsor che possono pagare con una clausola. Ora questa facciata che è ritornata indietro, non vuole fare la Superlega, vedremo come andrà a finire. Ma questo è un bellissimo schiaffo a Ceferin, a Gravina e a tutti voi, e a tutti voi che eravate contro. È bellissima questa storia, perché c'è sempre una cosa sola, che c'è solo una proprietà in Italia che potrebbe addirittura, se gli girano le palle ovviamente, stare al passo con quelli là.
stare al passo, perché non sposta i soldi dalla Juve nelle loro aziende perché vanno male, come è uscito a Calcio e Finanza, non un articolo su un presidente che ci vuole insegnare a fare imprenditoria, e poi va male la cassa di famiglia e prende con il calcio. Perciò anche lì noi facciamo veramente cagare. Perciò credete sempre alle favolette, credete ai vostri idoli giornalistici, non andate in profondo, nel profondo, a leggere qual è il problema. A 22 speriamo che lo risolverà. Mi dispiace che un po' di squadre, forse poi quando si farà, perché prima o poi se ne accorgeranno tutti che si farà, dovranno restare dentro nonostante hanno preso a male parole quei presidenti. Ma in Italia poi siamo andati oltre, no? Perché è un presidente che ruba, è un presidente che fa, ma vi meritate altri giocatori che vanno via, meritate che comprano tutti, merita DAZN, Sky, tutta quella gente lì che si era schierata con il popolo lì, quei tifosi del Chelsea che si era schierati col calcio del popolo, ora sono contro gli arabi. Invece no, erano loro prima gli arabi che compravano di tutto nel calcio del popolo. 700 milioni in due sessioni di mercato. Questo è il calcio ora. Vi piace? Guardatelo. Non vi piace? Il calcio è business, perciò io tiferò sempre Juve, dovesse fare la Superlega o altro. Ma una cosa è certa, che ancora una volta Agnelli, siccome è avanti sempre a tutti, ma questi sono stati avanti in Italia, avanti a tutti sempre, anche da altri punti di vista, vi stava portando sulla retta via. Così non è stato, ci troviamo Gravina ad andare in braccio a Čeferin, ad andare contro la Juve per la Superlega, abbiamo pagato penalizzazioni, avete visto anche il caso Orsolini che è stato tolto, diciamo, la carta Orsolini non rappresenta falso in bilancio o qualcosa di penale, hanno detto ovviamente i magistrati di Bologna. Detto questo, avanti Arabian Super League, avanti, acquistate fino al 20 settembre di tutto di più, di tutto di più. Per quei tifosi esaltati dove nei loro video Rubentus ad accrullato stadio, oh, già hanno crullato tutta Inda, voglio Bahadir, ora prendetevi, come dicono da quelle parti, un limone, perché c'è una squadra che si può tenere anche i big non facendo le coppe, non facendo le coppe, e andatevi a leggere i fatturati di quella proprietà lì. Gli altri spostano 60-70 milioni da lì a lì perché lì va male. Perciò io sto zitto. Quando si parla di calcio i meriti ci sono, quando si parla di altre cose bisogna guardare nel profondo, perché la supposta è grandissima, ma c'è chi se l'aspettava. E invece ora c'è chi all'improvviso li tolgono i giocatori da sotto al naso e ci rimangono male. Facevano i video Gabriel Vega del Napoli, se non firma non è nessun giocatore di nessuna squadra, poi anche youtuber di altre squadre per andare sempre davanti ai monitor per dire, e poi ne parlavano come conoscessero il giocatore come le loro tasche. Perciò forza Arabian Super League, acquista, anzi se vi avanza un posto anche per fare il team manager, io mi offro, pif, mi offro per trasferirmi in Arabia. Ciao.